minuti, scusate il ritardo e i pochi posti disponibili. Purtroppo, come diceva poc'anzi Luigi, ormai sottovalutiamo la cosa. Visto che nelle Filippine eravamo 200 e qua fra dentro e fuori siamo 700, dobbiamo rafforzarci. Parliamo Casa Boldrini, pratica la Camera dei Deputati, il nostro lavoro. E quando la Boldrini è stata eletta Presidente della Camera, ha detto farò di questa Camera la casa della buona politica. E ovviamente tutti ce lo auguravamo. Facciamo un po' il punto della situazione dopo circa 10 mesi. Ormai quindi? Sì, 10 mesi più o meno, forse così. Allora, a Casa Boldrini arrivano delle leggi che vengono fatte fuori dal Parlamento, da due persone per esempio, e vengono portate dentro il Parlamento come se nulla fosse. Anche una delle leggi più importanti come la legge elettorale. A Casa Boldrini accade che due persone come il capogruppo del Senato Zanda, Sky, e subito il giorno dopo Sisto sul Fatto Quotidiano dichiarano che la legge elettorale la possono modificare solo coloro che hanno fatto l'accordo. Quindi in pratica non si capisce a Casa Boldrini cosa bisogna fare. A Casa Boldrini, come ha raccontato Giulia Di Vita, ci sono dei lobbisti che stanno fuori dalle commissioni, che si danno i testi degli emendamenti, o che, come è capitato, te lo fanno cambiare. Per esempio c'era la legge di stabilità, il tetto alle pensioni d'oro, che c'era una proposta per metterlo a 100.000 euro e che era anche retroattivo. Guarda caso il signor Tivelli lo ha trasformato, ed era un emendamento a firma anche del capogruppo del PD Speranza, lo ha trasformato con un tetto a 250.000 euro e non vale per gli incarichi precedenti. E anche qui tutto ok. Poi dopo la nostra denuncia è capitato che almeno Tivelli lo abbiamo mandato a casa. Però invece il capogruppo del PD Speranza non si è sentito in obbligo di dire nient'altro che fermate la democrazia, come ha detto Di Battista, o che noi diciamo cavolato. Poi si riesce a Casa Boldrini a votare in circa 3 secondi la legge elettorale in commissione, senza aver votato nessun emendamento. Si riesce a votare la legge elettorale in 3 secondi, e se chiedi di conteggiare i voti, quindi il riconteggio dei voti, il presidente se ne va della commissione. A Casa Boldrini si riesce a schiaffeggiare una nostra collega, Loredana Lupo, però si riesce a dire che siamo noi violenti, un po' strano. E poi a Casa Boldrini si fanno 0 leggi di iniziativa parlamentare. Perché dico 0 leggi di iniziativa parlamentare? Perché quello che è capitato, e capita spesso, è che voi sentite tante cose nei telegiornali, tante cose che vengono fatte, ma nessuna di queste è una legge di iniziativa parlamentare. Cioè, in Parlamento ci sono alcuni provvedimenti, in genere si sono o gli ordini del giorno, cioè l'Aula impegna il Governo in qualcosa, però è un impegno molto blando, diciamo. Poi ci sono delle risoluzioni che vengono fatte in commissione e che impegnano sempre il governo in determinati indirizzi. Poi ci sono le mozioni, che queste invece sono presenti ovviamente anche all'ARS, e impegnano in maniera molto più forte il governo in una certa direzione, cioè il governo deve fare un provvedimento con quelle caratteristiche. Poi ci sono i decreti legge e ci sono le proposte di legge di iniziativa parlamentare, cioè le proposte fatte dai parlamentari. Se noi abbiamo 1.000 parlamentari fra suscitando Berlusconi, come sapete. Ma perché fare
ancora legge elettorale, se comunque una legge elettorale migliore del Porcellum costituzionale c'è? Perché, come ha detto il ministro Mauro, questa legge elettorale è fatta per eliminare un grosso partito che non permette più il bipolarismo in Italia ed è fatta per fare fuori Grillo, detto proprio dal ministro Mauro in 20 secondi di pazzia porta a porta qualche settimana fa. Ora, se lo dicono anche loro, se capita che non si può modificare una legge che viene fatta da due persone condannate all'esterno del Parlamento e viene portata all'interno del Parlamento, viola tutte le regole, e la Presidente della Camera, questa la chiama casa della buona politica, beh, mi sa che c'è un po' di confusione nel dir poco. Ancora peggio che il Presidente della Repubblica non dica niente dopo che praticamente il Parlamento viene totalmente esautorato da quelle che sono le sue funzioni. Cioè, alla fine noi, sti mille parlamentari, li paghiamo perché, se tanto neanche sulla legge elettorale possono dir nulla? E hanno il coraggio di dire che noi non vogliamo dialogare, nonostante noi avevamo proposto una legge elettorale nostra, nonostante ora la stiamo discutendo in rete con i cittadini, nonostante abbiamo presentato un 60 di emendamenti, loro dichiarano che tanto già non ce li voteranno. Cioè, quindi in pratica il concetto è: sto Parlamento a che serve se non a fare le leggi? Questo è un primo concetto. Sulla legge elettorale dicono due cose: governabilità e bipolarismo. La governabilità la dobbiamo avere perché altrimenti il paese è ingovernabile, quindi dobbiamo sapere chi vince dopo le elezioni. Ma questo, c'è un problema di fondo: le elezioni nazionali non vengono fatte per decidere chi è il presidente. Prendi nuovamente il 55% dei seggi, quindi non è cambiato niente rispetto al Porcellum. E cosa permette il premio di maggioranza? Permette che partiti come PD e SEL, per esempio, si uniscono per raggiungere il premio di maggioranza, e dopo che lo hanno preso abbiamo un partito come SEL che prende il premio di maggioranza e sta all'opposizione. Follia pura. Arriva l'altro Renzi e ci dice in questi giorni: signori, ma io ho dovuto fare una legge elettorale con Berlusconi per poi batterlo. Ma sinceramente, è Berlusconi è scemo che si fa fare una legge elettorale insieme a Renzi per farsi battere? È chiaro che è anche questa un'altra cavolata. L'altro aspetto è il bipolarismo. Non si sa perché dobbiamo ripristinare questo bipolarismo, ho detto bipolarismo sano, come se c'è il bipolarismo malato. In realtà, cos'è il bipolarismo e cos'è stato in questa città, in questa regione, in questa nazione, in tutti questi decenni? È stato che io governo, e quando governo dico: no, quelli prima di me hanno distrutto tutto, non ci sono soldi, è colpa degli altri se tante cose non si possono fare. Passano 5 anni, le persone ovviamente deluse votano quelli che sono all'opposizione, quelli che vanno al governo vanno all'opposizione, e chi viene eletto nuovamente continua a dire: no, è colpa di quelli prima di me che hanno distrutto tutto e non possiamo fare, mancano i soldi e così via. E così sono rimpallate continuamente le responsabilità per decenni, prendendoci costantemente in giro, facendo finta di essere uno contro l'altro. E si continua a parlare di legge elettorale quando già la legge elettorale c'è, ma perché? Per non affrontare i veri argomenti che vanno trattati per aiutare i cittadini in questo momento di difficoltà. E io ne dico due, ma noi nel gruppo parlamentare ce ne sono tanti, però sicuramente il reddito di cittadinanza e il conflitto di interessi sono due aspetti fondamentali che devono essere trattati, perché non si può continuare a parlare sempre di reddito di cittadinanza. Perché, facendo una riflessione, noi, il Parlamento si prodiga per fare una legge elettorale per le elezioni, per eleggere persone che dovrebbero fare cosa? Queste cose come reddito di cittadinanza e conflitto di interessi, ma perché non farle già ora? Cioè, follia pura. A cosa serve il reddito di cittadinanza? Serve ad aiutare
tante situazioni anche qui che socialmente sono difficili, però per farlo ovviamente ci vogliono molti soldi. Ma molti soldi come vengono normalmente sprecati in questo paese? Col conflitto di interessi e con la corruzione, come diceva poc'anzi Giulia Di Vita. Con il conflitto di interessi si potrebbero evitare tante di quelle situazioni che non fanno altro che sprecare miliardi e miliardi di euro in favore, appalti ad amici e così via, che vengono costantemente fatti, o controlli che non ci sono perché il controllore e il controllato magari spesso sono la stessa persona. Questo è questo Parlamento meraviglioso che ci ritroviamo a vivere quasi ogni giorno. Vado a chiudere su un secondo argomento che ho denunciato poc'anzi e che volevo un attimo ricordare. Quello che accapita ai nostri ragazzi in regione, a Giorgio, a Giampiero e a tanti altri, che quando per esempio fanno una norma contro i cosiddetti VIP, per esempio per evitare che i VIP che hanno un ISEE sopra i 20.000 euro, 20.000, 25.000, 20.000, perché magari non stanno così male come quelli che hanno un ISEE più basso, e magari non è giusto agevolare questo tipo di persone. E allora queste persone, questi ragazzi, ricevono letteralmente minacce, delle pressioni, come fossero delinquenti. Allora in questa regione, in questa città, dobbiamo iniziare a cambiare mentalità, perché non è possibile che chi cerca di ripristinare un minimo di normalità deve essere minacciato e deve avere paura di mettere fine a queste clientele che ci sono da anni. E deve ritrovarsi un altro collega di un altro partito che, pur di avere il proprio vantaggio personale, attacca persone come Giorgio e tante altre dicendo: ah, questa gente è contro di voi, va a dire VIP, e i VIP poi ovviamente si scatenano contro Giorgio e contro tante altre persone. Questo è inaccettabile, dobbiamo iniziare a capire che la pubblica amministrazione non è più un posto dove possiamo mettere tutti i parenti e gli amici a non fare nulla. Non funziona più così. I nostri genitori e figli di loro hanno vissuto così, ora non funziona più. Quello che cerco di fare loro, andiamo alle proposte, è prendere i soldi pubblici che la regione ha grazie alle nostre tasse e far sì che vengano fatti dei servizi efficaci, che vengano investiti in piccole e medie imprese, che vengano aiutate le nuove idee. Ma se ogni volta, ogni finanziaria dobbiamo fare la tabella H e i soldi agli amici degli amici e alla cooperativa e alla fondazione e così via, non ne usciremo mai da qui, non ne usciremo mai, e questo deve essere un concetto chiarissimo. Vado a chiudere dicendo che voglio veramente ringraziare delle persone che probabilmente nell'esposizione non sono brave come Luigi e Alessandro, ma che invece a noi come parlamentari, come gruppo, ci aiutano tantissimo e sono fondamentali, perché senza di loro tante cose non si sarebbero potute fare in questo Parlamento, anche come gruppo siciliano. E sono persone come Chiara, come Giulia, come Carlo Mannino e tante altre, che magari vi parlano un po' più di cose tecniche, un po' di cose noiose, io lo capisco, però dobbiamo avere la volontà di fare un cambiamento culturale. Il cambiamento culturale è ascoltare anche quelle persone che magari non ci fanno la battuta che ci fa ridere, ma ci parlano di cose concrete, che sono quelle cose che poi sono le soluzioni a tanti dei nostri problemi che normalmente noi affrontiamo e di cui ci lamentiamo costantemente in questa regione. Non è più arrivato il momento, non è più il momento di lamentarsi, è il momento di iniziare a fare passaparola senza essere esagerati, senza essere molto accalorati e nervosi con le persone, senza fanatismo. Piano piano ormai abbiamo vinto. Grazie.